Nel mondo classico, i matrimoni erano visti principalmente come contratti che servivano a tutelare gli interessi familiari e a generare figli legittimi, eredi della proprietà e del rango dei genitori. Il piacere sessuale, invece, veniva spesso cercato al di fuori delle mura domestiche, in luoghi dove si praticavano attività considerate inappropriate per una matrona romana. Il diritto romano definiva le prostitute come persone che guadagnano apertamente denaro con i loro corpi, poiché la prostituzione era vista come un servizio sociale necessario. Questo ha permesso di documentare dettagli sulle tipologie di prostitute, le loro attività e persino i prezzi. Esisteva infatti anche la prostituzione giovanile rivolta a un pubblico femminile e omosessuale. Questa pratica era diffusa in specifiche strade, bagni pubblici o in vari tabernae. Tuttavia, in questo articolo ci concentreremo sugli edifici dedicati al piacere, i bordelli, per scoprire come erano organizzati, quale fosse l'atmosfera al loro interno e come si inserissero nel pensiero dell'epoca. Nel IV secolo d.C., nella città di Roma, erano ufficialmente registrati oltre 50 luoghi di prostituzione. I quartieri di Suburra e Trastevere ospitavano i luoghi più sordidi, mentre l'Aventino era noto per i bordelli di livello economico più alto. Questi luoghi erano facilmente identificabili, poiché i bordelli erano segnalati da simboli fallici incisi sui pavimenti o su insegne verticali. Inoltre, le loro porte erano spesso adornate con un grande fallo dipinto di rosso vermiglio che fungeva da battente. Di notte, le lanterne a olio a forma di fallo illuminavano questi stabilimenti. Esistevano vari tipi di bordelli nell'antica Roma, quindi è difficile stabilire una regola architettonica unica per queste strutture. La città di Pompei, grazie alla sua eccellente conservazione, ha fornito molte informazioni in merito, con circa 30 edifici legati alla prostituzione. Tra questi, il Lupanare è il bordello più noto e studiato, offrendo un esempio di come fossero strutturati questi locali. Il Lupanare era su due livelli, con un piano terra destinato agli schiavi o alle classi più povere, e un primo piano riservato a una clientela più facoltosa. Il piano superiore vantava anche un balcone dal quale le prostitute seducevano i passanti con movimenti sensuali. Nell'atrio di questi locali si trovava spesso una statua di Priapo, dio della fertilità e della sessualità maschile, che accoglieva i visitatori. All'interno, un corridoio conduceva a piccole stanze con letti, chiamate fornicas, termine da cui deriva il verbo fornicare. Al piano terra, solitamente, vi erano 5 stanze, ciascuna occupata da una prostituta. Il piano superiore, accessibile tramite una scala separata, aveva stanze più ampie e decorate, riservate ai clienti più ricchi. Ogni fornicas esponeva all'ingresso un quadro che illustrava le specialità sessuali della prostituta, insieme a una lavagna con il nome e le tariffe, in modo che i clienti sapessero esattamente cosa acquistavano. Le stanze erano spesso decorate con dipinti che rappresentavano posizioni erotiche e i letti erano costruiti in muratura, ricoperti da un materasso di paglia o piuma per rendere l'atto sessuale più confortevole. Gli unici mobili presenti erano una lampada a olio e una bacinella per la pulizia. I lupanari romani erano edifici dedicati al piacere sessuale, prevalentemente maschile, e la loro struttura architettonica rifletteva la mentalità e le esigenze della società romana. I bordelli erano spesso situati in corrispondenza di incroci stradali, dove il continuo afflusso di pedoni garantiva una visibilità costante alle prostitute. Il balcone al primo piano permetteva una maggiore esposizione delle prostitute, che potevano sedurre i passanti con maggiore efficacia. Questa visibilità contrastava con il bisogno di privacy durante l'atto sessuale, garantito dalla suddivisione dello spazio in piccole stanze. L'organizzazione su due livelli, con accessi separati per i clienti poveri e ricchi, evitava che le due tipologie di clientela si incontrassero. Le stanze al primo piano
affacciate direttamente sul balcone, permettevano ai clienti più facoltosi di scegliere la prostituta con cui desideravano intrattenersi. Asterisk, asterisk. A seconda del tipo di quartiere in cui ci si trovava, poteva esserci un certo pericolo, per cui le persone più ricche erano solite farsi accompagnare dalla propria scorta di schiavi armati di lanterne e bastoni. Come ci ricorda Plauto, qui troviamo tutte le categorie di uomini: gentiluomini, plebei, liberti, ladri, schiavi fuggitivi, condannati evasi e schiavi indebitati. I gestori accolgono chiunque, purché abbiano denaro. Le prostitute, chiamate anche lupe, si esponevano in strada, camminando lungo il marciapiede per attirare clienti, a volte da sole, altre in coppia o in piccoli gruppi. Alcune richiamavano i passanti dai balconi del bordello o direttamente dalla porta, come abbiamo già visto. L'area di accoglienza, allestita meglio o peggio a seconda del livello del bordello, poteva comprendere servizi di ristorazione, come descritto da Plauto, piena di angoli bui e piccole stanze. Qui si beve e si mangia come nelle taverne. Su scaffali lungo le pareti sono allineati barattoli sigillati, con lunghe etichette, a indicare che questo è un luogo frequentato da buoni bevitori. In questa zona le prostitute si mostravano ai clienti vestite con veli trasparenti o addirittura nude, annunciando le loro specialità. Spesso utilizzavano nomi esotici e mentivano sull'origine, attribuendola a qualche luogo lontano e misterioso dell'impero romano. Non posso concludere questa sezione senza menzionare una fonte primaria di grande interesse che ci permette di conoscere direttamente il pensiero dell'epoca: i graffiti lasciati da clienti e prostitute sui muri di questi locali. A Pompei sono state documentate più di 120 iscrizioni, molto simili a quelle che oggi si trovano nei bagni pubblici. Così sono arrivato qui, ho fatto sesso e sono tornato a casa. Festo ha fatto sesso qui con i suoi amici. Aspocras ha fatto sesso qui comodamente con Drauca per un denaro. Chi scrive questo è innamorato, chi lo legge lo prende in giro, chi ascolta si emoziona, chi passa è sciocco. Mi mangino gli orsi e io che leggo un pene. Gaio Valerio Venusto, soldato della prima coorte pretoriana, massimo amatore. Crisero e Suceso hanno fatto sesso qui 3 volte ciascuno. In sintesi, i bordelli erano luoghi centrali per il piacere, prevalentemente maschile, e la politica romana ne riconosceva la necessità sociale, regolamentando sia i locali che le persone coinvolte. Come ha scritto lo storico romano Tacito, le donne che volevano dedicarsi alla prostituzione dovevano registrarsi presso l'autorità locale per ottenere la licentia stupri e diventare legalmente prostitute. La civiltà romana considerava la prostituzione un'attività normale e quotidiana. Il sesso per piacere, il cosiddetto sesso sociale, era regolamentato e accettato come una necessità della comunità. La società romana tollerava comportamenti ed etiche piuttosto promiscui e liberali, dove le relazioni extraconiugali erano del tutto normali, a patto che si rispettassero le norme legali e sociali. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.